che il comitato del No, io mi auguro, rappresenti molte e diverse anche sensibilità, io vi porto la mia nei confronti di questa battaglia. Vorrei partire da ricordare una disposizione della Costituzione che si trova sui libri, scritta della Costituzione, ma viene poco spesso ricordata perché è considerata, insomma, di quelle disposizioni che erano disposizioni finali, transitorie. Questa non era transitoria, era solo finale. C'è una disposizione che, se non sbaglio, è la 18ª, che dice che una copia della Costituzione deve essere depositata in ogni comune affinché i cittadini ne prendano conoscenza. Io credo che se noi ci troviamo nella situazione attuale è perché questa indicazione della Costituzione è stata rispettata formalmente. Se voi andate in comune c'è una copia della Costituzione depositata, ma non è stata rispettata nella sua sostanza e soprattutto non è stata rispettata dalla classe politica. Noi abbiamo una classe politica, non da oggi, non sto parlando di Matteo Renzi, una classe politica che da anni non è più consapevole della Costituzione. Ed è per questo che noi ci troviamo oggi in questa situazione. Bisognerebbe ricordare, giusto per evitare di santificare chi si è convertito solo all'ultimo momento, diciamo così, sulla via di Damasco, che il governo precedente a questo aveva avviato un tentativo di riforma della Costituzione basato su una violazione dell'articolo 138, cioè voleva cambiarla con una procedura che non era quella prevista dalla Costituzione. Visto cosa è stato cambiato seguendo l'articolo 138, quello che si sta facendo, che cosa sarebbe accaduto se quella strada fosse stata intrapresa e portata fino in fondo? Quanto dei principi costituzionali sarebbe stato messo in discussione? Allora, veniamo alla sostanza, diciamo, di questa discussione che abbiamo fatto. Innanzitutto io credo che bisogna smontare questa propaganda che dice che questa è una riforma del bicameralismo. Primo, perché c'era il bicameralismo e ci sarà un bicameralismo. Quindi è una modifica, si passa da un bicameralismo paritario, che certamente perfetto non era, a un bicameralismo deformato, perché quello che noi abbiamo sentito e quello che, a mio parere, chiunque con una lettura un minimo serena, diciamo così, della Costituzione nuova, di quella che vogliono approvare, della riforma, si può rendere conto, è che il nuovo bicameralismo non si sa bene come potrà funzionare. L'unica cosa assolutamente certa è che non potrà disturbare il manovratore. Questo è il messaggio fondamentale. Ma se tutti noi qui, come fecero, scusate il paragone, i famosi saggi di Lorenzano, quelli che scrissero la Costituzione di Bossi e Berlusconi, più o meno si misero la sera di fronte a un cammino sempre a discutere, si fossero messi qui, così, a discuterne, dicendo: ma come si può modificare il bicameralismo? Io non credo che nessuna persona obiettiva avrebbe affidato il nuovo Senato a quel settore della classe politica italiana più screditato, perché i consiglieri regionali, va bene, ci ha ricordato Domenico Gallo che gli italiani hanno la memoria corta, va bene, insomma, ci possiamo tutti ricordare la sequela di scandali anche di infimo ordine, cioè di bassa qualità, che ha coinvolto la classe politica regionale. Ebbene, a chi si affida il nuovo Senato? Alla classe politica regionale. Il fatto che sia previsto un meccanismo possibile di indicazione da parte degli elettori è assolutamente secondario. Pensate che ci sono delle regioni che nomineranno 3 senatori, 4 al massimo. Quale ripartizione ci sarà? Sarà una nomina, ancora una volta. Allora, un Senato che sarà debolissimo come numero, 100 rispetto a 630, e che però dovrà fare cose importanti. Ricordava Paola, nominare 2 giudici della Corte Costituzionale. Notate che qui diventa chiaro il meccanismo spartitorio,
1-1, non c'è più nessun calcolo come quello che abbiamo visto durante l'elezione degli ultimi giudici della Corte di Cassazione. Per cortesia, silenzio, perché questo è un lavoro difficile. Sarò volendo su questo punto. Voglio solo sottolineare alcuni come questo aspetto. Allora, un Senato che da un certo punto di vista non servirà a nulla, perché non potrà contribuire in modo significativo alla funzione legislativa, ma in alcuni momenti avrà comunque un potere del tutto abnorme rispetto alla sua legittimazione democratica e rispetto alla sua composizione. Ora, voglio solo dire un'altra cosa di natura più strettamente politica. Io sono d'accordo con quello che ha detto questa sera Gallo, noi non dobbiamo e non possiamo accettare il ricatto di chi vuole impedire agli italiani di esprimersi sulla riforma costituzionale. Chi dice il voto sulla riforma costituzionale è un voto invece sulla stabilità del paese, è un voto su di me addirittura, vuole derubare i cittadini della possibilità di esprimersi sulla Costituzione. Ora, io credo che su questo punto noi dovremmo chiedere anche ai partiti che sostengono il governo se essi oggi sono disposti come partiti politici a dichiarare che in caso di dimissione di chi ha voluto questa riforma, che naturalmente sarebbero inevitabili, non perché lo dice lui, ma perché si tratta di chi subisce una sconfitta politica, ma ci dicano se veramente vogliono gettare il paese nel caos, perché la Costituzione non dice questo. La Costituzione dice che in Parlamento si trova e si cerca una maggioranza per formare un governo che provvede a governare. E se la situazione fosse drammatica, il dovere del Parlamento è quello di esprimere un governo che faccia perlomeno una cosa, approvi una legge elettorale costituzionale e corretta. Finisco. Una cosa purtroppo l'abbiamo già perduta. Ed è una Costituzione che rappresenta tutti gli italiani, perché questa, uno degli elementi più drammatici di questa partita politica è che la Costituzione viene usata e brandita come strumento di divisione dei cittadini. La Costituzione non era stata all'origine affidata a una competizione elettorale, questo bisognerebbe spesso ricordarlo. Noi crediamo nel referendum come strumento, ma ricordiamoci che i costituenti elaborarono la Costituzione, non fu sottoposta al referendum perché si voleva evitare che fosse oggetto di divisione in un paese che di divisioni ne aveva già subite di drammatiche. Quindi lo stesso referendum è uno strumento straordinario che siamo costretti a brandire. Questo è un dato che noi dobbiamo far emergere in campagna elettorale, perché noi vogliamo che la Costituzione sia veramente la Costituzione di tutti e mai l'abbiamo usata per dividere il paese. Stavo dicendo non intervengo perché nella sostanza Paola, Alessandro che ha appena parlato, altri qui presenti, oltre a essere in comitato in difesa della Costituzione, sono anche in libertà e giustizia. Quindi diciamo che libertà e giustizia, non dico che ha già detto tutto, però sicuramente è molto presente e ha molto ed è molto intervenuta. Ringrazio Sandra Bonsanti e Domenico Gallo per la loro presenza questa sera, che spero e credo, almeno a me, ha dato molta forza, molta convinzione di proseguire su questa storia. Io nel 2006 non c'ero, non mi sono dedicata al referendum di allora, anche se ero sufficientemente grande eventualmente per farlo, ma non l'ho fatto. Farò frutto di questa esperienza e dell'esperienza di chi già l'ha fatto per poter portare avanti concretamente il lavoro. Ricordo che quello
banchetti, parlare, essere presenti fra la gente, e cercando di essere chiari nel senso di cercare di parlare la nostra lingua. Ecco, questo io credo che sarà fondamentale, esserci il più possibile, mantenerci in contatto fra di noi per tutto quello che potrà servire. Io adesso lascerei sicuramente la parola a chi ha delle domande da fare. Oggi vengo da una lunga giornata di trattativa, ma da questa mattina avevo in testa l'idea che volevo essere qui perché abbiamo insieme questo simbolo della FIOM lì. Non è semplicemente un simbolo a fianco di altri, ma è l'inizio di una battaglia precisa che mettiamo in campo tutti quanti noi insieme, stare insieme a giovani come Paola, devo dire, che hanno lo spirito giusto per affrontare una battaglia di questo tipo, mi inorgoglisce innanzitutto, e quindi le testimonianze preziose poi di Gallo e anche di Sandra questa sera ci dicono che siamo pronti, e la sala mi pare anche che abbia dimostrato l'interesse che noi ci aspettavamo. Io qui, voi vedete, abbiamo discusso anche sull'impostazione del volantino, no? Abbiamo detto dove vanno i simboli, vanno sopra, le delicatezze, perché qui tutto va fatto con la massima precisione. Quindi vanno sopra perché oggi promuove il coordinamento democrazia costituzionale, promuove il comitato per il no, io sto attento adesso perché finisce ai massimi livelli, quindi correggetemi, mi raccomando. Però lì c'è la FIOM. Io faccio il sindacalista, so bene cosa ha fatto questo governo dal punto di vista dei provvedimenti per quanto riguarda il mondo del lavoro. Devo dire che io persino sono un po' stupito, perché insomma io penso che quello che ha fatto questo governo forse ad altri, cioè al limite, forse anche passato per la testa, ma poi non sono riusciti a metterlo diciamo in attuazione fino in fondo. Loro lo hanno fatto. È una differenza sostanziale, perché prima era pericoloso il fatto che pensassero di fare certe cose. Questo è il governo che ha fatto invece determinate cose per il lavoratore. E diceva bene prima Sandra, io non so, questo partito, maggior partito della sinistra e quant'altro, insomma, bisognerebbe interrogarsi molto, servirebbe un'altra serata, ecco, immagino, non apriamo questo dibattito, no? Dico però una cosa ben precisa, noi sappiamo bene cosa è intervenuto e come è intervenuto nel mondo del lavoro, quali condizioni ha prodotto. E io mi chiedo questo, da sindacalista, onestamente, non capisco ancora oggi la titubanza nel mettere la faccia in questa battaglia. Io questa cosa qui non la capisco. Lo dico francamente, perché per quanto riguarda la confederazione di cui io spendo il mio cuore, cioè dire, che è la CGIL, sta portando avanti nel paese una grande battaglia politica, che è quella di un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori. Allora bisogna mettersi però d'accordo, perché se si è arrivati al punto di ritenere opportuno di una grande battaglia politica, come si dice, allora penso che delle due l'una, se è così non si può essere titubanti nel condividere anche la grande battaglia in difesa della Costituzione, perché lì ci stanno le nostre radici. Mi dispiace, ma questa era una cosa che io ho condivisa qui. Io aderisco come Mirko Cassani, come i compagni della FIOM aderiranno dal punto di vista personale, perché c'è un nodo da sciogliere, lo faremo, ma io mi auguro che presto, voglio vedere i simboli delle organizzazioni sindacali, non solo della CGIL, le organizzazioni sindacali che sono il vero elemento che il governo vuole mettere in discussione. Questo è il punto vero, e se c'è un attacco così forte agli organi intermedi, cioè quelli che in un qualche modo danno e determinano la condizione di partecipazione nella vita pubblica del paese,
non ho capito che cosa, come dire, dobbiamo aspettarci ancora di più, quale attendismo, quale strategia ci sia dietro questa. Per me la battaglia comincia questa sera, io ci sono. Abbiamo trovato anche questa risposta che dobbiamo dare, ce la facciamo a raccogliere le firme. È una risposta che cambia a seconda se siamo soli, o di libertà, giustizia, quattro gatti, per quanto molto motivati, con se abbiamo una Costituzione, per poi siamo sempre gli stessi in giro e rigire, oppure se abbiamo le grandi, qualcuno che veramente conta, non mica per fare, per tirarci fuori noi dalla fatica del banchetto, noi lo sappiamo cosa costa il banchetto, però non si può stare a metà del corso, cosa vuol dire? Allora se hai il coraggio di fare questa, di ascoltare tutto il tuo mondo su delle cose molto importanti come il diritto, ma cosa aspetti? Voi pensate che quando questa riforma non sia approvata e anche magari la legge elettorale, voi pensate che la prossima volta cosa ci mettono a togliere tutto quello che è rimasto nella Costituzione, soprattutto la prima parte? Credete ancora che sarà una Repubblica fondata sulla... Cioè, io vorrei capire che cosa, quali sono le incertezze. Questa è una battaglia pulita, definitiva, in cui dobbiamo credere tutti, in cui dobbiamo vincere. Perché aspettare? Perché? Questo governo non è l'unico governo. Come hai detto, ci può essere... No, ma volevo leggerti, perché questa cosa che... Era alla fine dell'intervento di Zegrebeschi alla Camera, quando siamo andati anche alla Camera a parlare di questi argomenti. E, ah no, un amico c'è ancora, sì. Allora, una cosa è il cambiare, un'altra è il come cambiare. Siamo di fronte a un testo incomprensibile. Verrebbe voglia di interrogare i fautori della riforma, innanzitutto il Presidente della Repubblica di allora, Presidente del Consiglio, il Ministro, e chiedere, come ci chiedevano a scuola, dite con parole vostre che cosa avete capito, qui addirittura che cosa avete capito di quello che avete fatto, saprebbero rispondere, e noi cosa possiamo capirci? Ecco, questa è la situazione... Che ho partecipato alla fondazione del comitato a Forlì. Benissimo. Aderisco molto. Sono felicissima di essere qui stasera perché sono giorni che mi alzo la mattina e vado l'altra sera pensando che sto perdendo tempo. Perché ho a che fare continuamente con persone. Serate dove si parla, non si arriva mai a nulla, non si concretizza mai nulla, non si impara neanche niente. Ecco, su questa cosa le volevo dire una cosa. La bellissima frase che ha detto è che noi non siamo contro quello, contro quell'altro, non siamo contro il referendum, contro le riforme, no? Siamo quelli che abbiamo la memoria. Ora, la memoria è richiamare alla mente qualcosa che si è preso prima. Il problema è quello. Il problema è che non si è preso niente prima. La mia generazione, io ho 40 anni e io sono dentro la politica, io sono dentro l'associazionismo, io leggo libri, ascolto gente, vado a conferenze. Nonostante questo, ne so pochissimo, pochissimo, perché nel mio liceo scientifico nel 1990 e poi anche in università dopo, nessuno mi ha parlato della Costituzione. Nessuno, e se non ero io che mi andavo a cercare, che mi andavo a guardare, nessuno me ne avrebbe parlato, perché faccio parte di quelle generazioni che non hanno più i nomi, i genitori nei circoli che ti portano con loro e che quindi anche se uno viene a sapere dalla scuola, viene a sapere da altre fonti. No, noi siamo davanti alla televisione, noi siamo nei concerti, noi siamo nei pub, noi ci ubriachiamo, andiamo in discoteca, noi, nel senso di generazione.
generazione. Immagino le generazioni di trentenni e di ventenni di adesso, che per quanto siano intelligenti, perché ce ne sono di speciali, ma rimangono in questo vuoto, vuoto totale di memoria, perché non c'è chi gliela ha dato. Poi oltretutto adesso con la buona scuola vediamo un mirare, sembra apposta, no? A decostruire qualsiasi tipo di possibilità di creare una coscienza, quindi è quello, secondo me, adesso in questo territorio, forse Ravenna, forse per la storia che ha, forse ha avuto il comitato nel 2006, per esempio a Forlì il comitato nel 2006, non c'è stato. No, forse c'è. Noi siamo terre... Non è vero. Di pochezze. Sì, ma non ha avuto la forza che ha avuto. Quindi, cioè, se c'è stato, sicuramente ci sono delle persone impegnate fuori, io sono la prima che ci sono dentro, quindi lo so, ma non tutti i territori sono come il vostro, e quindi io dico, quando si parla, che almeno si vuole aiutare altri comitati a rendere la raccolta firma più, ecco, bisogna cercare di dire fate più momenti, eventi, conferenze, di informazione possibile, perché bisogna farla la memoria adesso, cioè non c'è, lo so che è poco il tempo, lo so che non possiamo recuperare tutti, però è che è necessario, perché veramente la gente non ne ha. Allora io ringrazio Eoro Campolesi, Puzzoni, Paolo, tutti i miei compagni di Forlì che sono qui stasera, che mi hanno coinvolto in questa cosa, e spero di riuscire anche solo una goccia ad altro. Ci avete chiarito molte cose e ci avete trasmesso informazioni e chiarezza dall'alto. Io sarò uno di quelli che lavorerà in basso. E nel il lavoro è già cominciato, penso che ognuno di noi ha occasione nel quotidiano di parlare con amici o non amici, insomma, confrontarsi su questi temi. Io ho notato che sono due gli aspetti che emergono principalmente. La disinformazione, quasi totale, cioè non conosco la materia, quindi rimandano, non so niente, quindi si vedrà. E l'altra è quella che, voglio citare Renzi, piace perché è uno che fa, decide. E la cosa che mi sconvolge un po' è che la maggioranza di questi che sono in questa posizione sono quasi tutti quelli che nel 2006 hanno votato contro la riforma di Berlusconi. Allora mi chiedo, per parlare in modo semplice, come richiamava anche Sandra e un po' tutti, insomma, in questo lavoro che dovremmo fare con i banchetti in qualsiasi sede di lavoro, di circolo, di associazione, eccetera, è quello di riuscire a parlare con chiarezza, in modo semplice. E secondo me, per non dire Renzi, però c'è un modo per, in modo semplice, paragonare, insomma, esprimere con chiarezza che questa riforma è simile, se non uguale, non lo so, forse me lo dite meglio voi stasera, a quella di Berlusconi, per dire a questi, dico anche compagni che hanno votato nel 2006 contro, adesso invece si chiudono in un silenzio e in un'ignoranza che non è ammessa. Quindi rinfacciate, guardate che state votando una riforma che qualche anno fa avete bruciato. Grazie. Pochissime parole per dire che in coerenza con il documento dell'ANPI nazionale, la presidenza provinciale dell'ANPI di Ravenna aderisce al comitato di Roma nel documento nazionale. Intanto sono contento della notizia. Ringrazio sia Domenico, Sandra, che tra l'altro stasera ci ha aperto un squarcio su una verità, come ricordato un po' già, eravamo tra i visionari, diciamo, qualche tempo fa.
No, io intendevo prevalentemente per, proprio cooperativamente, solo anche per dire come l'impegno che noi avremo di fronte in questi mesi lo dovremo organizzare soprattutto anche sul fronte della... Noi stiamo per coordinare una serie di movimenti, di organizzazioni, comitati, tra l'altro anche non solo di politicamente affini, ci sono persone che sono fuori, faranno comitati, ma sono per il no, e ci saranno anche comitati di, diciamo, posizioni politiche più lontane, non nostre, e sarebbe molto importante coordinarle nel senso della per fare in modo che tutte le piazze ci sia qualcuno sul fronte come quello del no, per non lasciare diciamo dei punti scoperti, vogliamo dire, proprio perché il lavoro è da fare completamente in modo capillare. Dobbiamo, secondo me, lavorare per far sì che, come è stato detto, non siamo una forza conservatrice, ma come spesso ci diciamo vogliamo aggiornarla, comunque anche noi la Costituzione, ma va fatta bene, perché noi avremo di fronte un altro tema che ci porranno, è che il Paese soffre di mancate riforme. In realtà il Paese ha sofferto anche di riforme fatte male, ce ne siamo accorti qualche tempo fa col titolo V della Costituzione, e qualche anno dopo ci siamo accorti che quando si fanno forme di maggioranza il sistema non può non funzionare. Io porto l'adesione non solo mio personale, ma sapete che il Movimento Possibile fa parte a livello nazionale e quindi anche a Ravenna a pieno titolo, quindi sarà al fianco della raccolta delle firme quando e nel caso si dovesse raccogliere, quindi nel caso ci si dovesse muovere, e pongo la questione su due o tre punti col quale secondo me dovremmo porre la questione, che è sulla legge elettorale. Non è un caso che la legge Acerbo viene prima della dittatura, che la riforma che abbiamo battuto l'altra volta, anche quella del governo Berlusconi, è stata fatta anche vicino al Porcello, al Calderoli, e anche questa volta la riforma elettorale va a fianco a quella costituzionale, appunto perché si vuole cambiare in una certa maniera, ma pure anche la questione della rappresentanza e della governabilità, che spesso dopo per il mantra della governabilità stiamo facendo soffrire la rappresentanza, e non si governa senza rappresentanza, come prima cosa. E l'altra questione è che bisogna essere delicati, perché non ci si può permettere in questo paese di parlare di, in questo modo, delle istituzioni come è stato fatto in questo periodo. Perché quando si cerca con la riforma costituzionale e con la riforma, per esempio, della legge elettorale, di cucirsi un vestito su se stesso, poi, capitato, esperienza insegna, che quel vestito lo abbiamo visto essere indossato da altri. Quando nei primi anni degli anni 90 abbiamo riformato la legge elettorale, pensando che centro-sinistra, la sinistra potesse governare il paese, è arrivato Berlusconi e l'ha governato per un lungo periodo. Quando nel 2006 abbiamo Berlusconi ha fatto Porcello, la Calderoli, pensando di avvantaggiare il centro-destra, poi ha vinto, diciamo, proprio. E quindi molto spesso, diciamo, quando si parla e si pongono le questioni del paese istituzionali in questo modo, si va poi incontro a certe questioni che non sono proprio del tutto importanti. E quindi va a finire esattamente in questa deriva che è assolutamente pericolosa. Quindi noi dobbiamo agire in questo modo con molti ragazzi, come quelli come lo sacrificio, ma non solo, dovremmo fare un lavoro estremamente importante su una certa fascia, diciamo, giovanile, rendere quei temi che sono tecnici agli addetti lavori facilmente capibili e leggibili anche da mia nonna o da persone che non sono tenute a sapere una tecnica di questo genere, ma farlo il più semplice possibile e capillarmente possibile. Quindi nella più piccola frazione dei comuni ci deve essere, se non vengono i grandi personaggi, diciamo, o professori eccetera, ma chi di noi ha competenza di poter dare fino all'ultima frazione per poter svolgere questa cosa. E in più, chiudo,
sulla questione delle riforme, bisogna farle, ma vanno fatte anche bene. Io capisco che questa è una banalità, ma in questo periodo anche le banalità sono un po' le leggi in questo paese, e noi abbiamo il compito, diciamo, di porre la questione una volta per tutte per il bene del nostro paese. Grazie, buon lavoro. Cose, perché ascoltando voi sono arrivata alla conclusione che c'è un problema anche di salute mentale. Noi cioè ci dobbiamo impegnare in questa battaglia per un problema anche di salute mentale, per tutelare la nostra capacità di cognizione. Allora ho messo insieme questi pensieri. Purtroppo Galileo fu costretto ad abiurare, ma ci ha lasciato il metodo, e il metodo è sostanza. Qui il metodo va con tutte le parti, loro ce l'hanno ben dimostrato. Le anomalie del procedere renziano bisognerà studiarle bene, perché dovremo molto argomentare. Per me il problema più grande è questa offesa al pensiero, perché ci presenta una cosa che ne nasconde tante altre, che sul piano politico hanno le conseguenze che loro hanno ben descritto. Io voglio rimanere su questo piano della facoltà del pensare, della volontà della condizione. Qui si presenta la riforma del Senato, ma dietro c'è la riforma della forma di governo, la riforma della forma di Stato. Questo è insopportabile, questo è un grande inganno. È un inganno etico, morale, ma è proprio un inganno alla capacità di pensare delle persone. Quindi noi dovremo molto bene argomentare, perché dobbiamo fare un'operazione anche molto cognitiva di conoscenza. Poi pensavo, del resto, cosa ci possiamo aspettare dalla Boschi che ha scritto questa robaccia, la Boschi che si onora di dire che preferisce Fanfani a Berlinguer, e questo per me è una cosa insopportabile. Quindi, concludendo, noi non possiamo lasciare felice il dubbio, come ingrao il dubbio, però questa cosa, che in quanto la Latina debba preferire Fanfani a Berlinguer, per il grande, vabbè, ho subito smetto, quindi parola d'ordine, non possiamo lasciare ferire la nostra capacità di cognizione. Il problema è un problema anche di salute mentale. Io ho fatto la terapia nella mia vita, ma aver convissuto con psicologi e psichiatri mi ha molto aiutato. C'è un problema anche di battagliare per la nostra salute, per la salute mentale degli italiani, per cui ci prendono in giro. A tutti. Dunque, io devo dire che ho provato a dare l'adesione col computer, non di comune, perciò sono qui stasera per dare l'adesione del nostro partito. Perciò anche qui a livello provinciale di aderire. E una cosa devo dire però che mi va un po' stretta, perché più che aderire mi sarebbe stato più, come dire, mi sarebbe andato meglio essere tra i promotori, perché dato che i comunisti sono stati con Umberto Terracini che ha firmato la Costituzione, poi sono sempre stati in prima linea per la difesa della Costituzione, quando ci sono state le stragi, quando ci sono state le versioni nere della nostra Repubblica e tutto, anche quando c'è stato l'ultimo referendum precedente, siamo sempre stati in prima linea. Perciò noi saremmo e siamo fortemente convinti che dobbiamo essere in prima linea anche questa volta, perché c'è una cosa che vale e che prevale su tutto, ed è quella della nostra Costituzione, perché la Costituzione non va riformata, sarebbe ora che andasse rispettata, perché la Costituzione non è con questa riforma che la vogliono smantellare, ma è già stata da parecchio tempo già in pratica anche cancellata, l'articolo 1, l'articolo 11, l'articolo 41, quello che parla delle aziende che dovrebbero avere fine sociale,
tutta una serie di cose che sono state già smantellate. Perciò se al posto di smantellare fosse stata rispettata, forse avremmo una società migliore, un mondo migliore per noi e per i nostri figli. Invece adesso bisogna che riusciamo a difendere questa, a fare in maniera che questa riforma non passi. Oltretutto, una cosa che non ho sentita è che questa riforma la vogliono cancellare, la vuole cancellare un Parlamento illegittimo, perché è un Parlamento che è stato eletto con il cancello. È stato detto, allora mi chiedo scusa, forse sono arrivato per il salto. Perciò io penso che noi che ce la mettiamo tutta e che ci mettiamo tutto il nostro impegno possibile. Una cosa solo, che noi cercheremo come partito di organizzare tutti i nostri militanti, i nostri circoli, affinché in tutto il territorio si facciano e si possa, se si può, fare la raccolta delle firme. Però dove non c'è il comitato, molto probabilmente ci saremo con i nostri banchetti e le nostre bandiere. Per chiudere un po' in maniera un po' divertente, allora io lavoro nella scuola, però come studentessa sono stata una fortunata, a differenza tua, e so che ce n'è sempre di più, di aver avuto degli ottimi maestri, dei maestri che ci tenevano alla Costituzione, che hanno lottato. E oggi qui rappresento un'associazione che si chiama Ore Sempre Resistenza, che è il motto finale di Calamandrè quando risponde al tedesco di Kasserling. Allora molti, quando noi abbiamo questa associazione di volontariato, abbiamo aperto una casa per i senza tetto, così ci chiedono se è un'associazione comunista e non ci vogliono dare i contributi, no? perché siamo i soliti estremisti e così. Quando invece questa cosa qui, insomma, non è conosciuta da nessuno o da pochi, insomma. Ed è un bellissimo grido quello di Calamandrè che risponde: ci troverai qui popolo unito a gridarti in faccia ore sempre resistenza. E questa è la cosa più bella. Però quando andiamo nelle scuole, io sono un'educatrice, parliamo della Costituzione, una fatica bella, perché se cominciamo dall'articolo 1 abbiamo la maggior parte dei bambini che hanno i genitori disoccupati. E poi dobbiamo anche passare alla fase della democrazia, diventa sempre più difficile, voi lo capite che già l'articolo 1 ci mette un po' in difficoltà, e quindi siamo comunque forti nel dire quello che vorremmo che fosse e che purtroppo non è, e quindi lottiamo per difendere la nostra Costituzione, che come si è detto nessuno di noi qui non vuole aggiornare, non vuole portare degli ammodernamenti, sicuramente anche perché la società è cambiata, ma sicuramente non vuole stravolgere nella maniera più assoluta. Poi secondo me prenderemo anche molti voti dal PD. Ho questo sospetto che molti del PD, perché ragazzi, se ho capito io quei numeri lì, grazie a Gallo, se ho capito io che sto ai numeri come la danza classica, e capite che questa cosa non funziona. E credo che anche quelli del PD, quelli che insomma facendo così hanno quei due neuroni che si incontrano ogni tanto, secondo me molti voti li prendiamo anche da lì, molte adesioni, li prendiamo anche da loro. Grazie a tutti, grazie al vostro lavoro.